cari amici di In Giro per Voi, buonasera. Siamo qui come di consueto tutti i venerdì alla Tavernetta Marinella, una serata diciamo terminata nel migliore dei modi con il nostro carissimo amico nonché cantore Vincenzo Romano. Buonasera Vincenzo, buonasera che ci ha onorato con la sua presenza e con la sua stupenda musica, con questi canti diciamo che vengono da lontano, canti popolari. Grazie. Legati alla tradizione. Sì. Legati anche ad un percorso diciamo tra virgolette di fede, si può dire, sì, si può dire. Perché sono alla fine delle canzoni, dei canti che nascono da riti legati alla religione cristiana e alle usanze che poi si inevitabilmente si vanno a fondersi con le usanze un poco più pagane. Perfetto, possiamo dire così. Sì, sì, e se ci puoi spiegare un poco tu questo percorso, come è nato, come si è evoluto e allora, come siamo arrivati qui allora, stasera. Buonasera a tutti, ti ringrazio per questo invito di stasera. Per me è stato un vero piacere stare con voi, perché più che artisti, ma siamo persone, siamo uomini, quindi c'è proprio un rapporto umano, il rispetto umano. Questa è la cosa più importante. Più importante. Io faccio musica delle tradizioni, mi piace chiamarla così, perché vengo da un luogo conosciuto proprio per questo, Pagani, che è al centro della Valle del Sarno. È conosciuta perché da millenni noi pratichiamo una festa che è la festa della Madonna delle Galline, che è oggi è una festa cristiana a tutti gli effetti dal 1500, però in antichità a Pagani già c'era un'usanza del genere, non legata prettamente alla religione diciamo. Cattolica era più popolare. In effetti, infatti, la festa della Madonna delle Galline si svolge in primavera, quando tutto, quello che chi ci ha preceduto ci ha trasmesso, la primavera è la rinascita. Quindi noi festeggiamo proprio questo, la rinascita dell'umanità, cioè che tutto fiorisce, tutto rinasce. Tutto questo lo accompagniamo con i tamburi e con i canti, che oggi noi dedichiamo alla Madonna, alla Vergine, mentre prima venivano fatti in onore della terra, in onore di quello che ci dà da vivere, ci dà l'energia, ci dà la possibilità. Quindi erano dei canti propiziatori, diciamo, di buon auspicio per la fertilità, per la fertilità del terreno. Sì. Bello. Di questo da più di 12 anni ho prodotto un CD chiamato proprio Mamma e Dio, che cavalca un po' tutto questo e arriva poi alla tamburriata, che vi invitiamo ad ascoltarlo, anche perché merita. Grazie. Stasera grazie. Veramente ci siamo divertiti e in effetti posso dire esibisco, perché più che esibire io cerco di avere un doppio riscontro, sia quello spirituale, come dicevamo noi, e anche quello contemporaneo, perché noi dobbiamo essere anche contemporanei, quindi non possiamo fare quello che si faceva prima e portarlo ad oggi, quindi bisogna comunque renderlo con un linguaggio, con un linguaggio attuale, universale, attuale. Però comunque io
mi esibisco per solo tamburi e voce, quindi è molto arcaico come dimensione. E quando ho visto non è nemmeno molto semplice, è una cosa che comunque ha bisogno per chi... di concentrazione, sì. Anche rispetto, diciamo, ad un pubblico che deve essere più attento. Sì, perché si tratta comunque di canti di ascolto, quindi parola per parola, il senso che... Però quello che posso dirti è che ho notato che la gente era molto, molto accorta, diciamo, a cogliere il senso, ad ascoltare, a capire, diciamo, il messaggio. Grazie alle persone che ascoltano che le cose funzionano. Viviamo in dei contesti a volte che ci allontanano da quello che in realtà noi cerchiamo. Cerchiamo, penso un po' tutti, di essere semplici, di avere le cose, cioè i rapporti, la semplicità. Infatti, si è visto anche io prima, mi sono esibito e ho cantato uno dei miei brani a cui tengo di più, che è proprio La semplice vita. Sì. Due squadre forte di portatori alzano spalle solennemente, le due statue di protettori hanno passato preghiere di fini. Io mi proietto a Firenze lontano, sembra di aver figli bellini, indosso assai e condoni pagati, gli uni celesti e gli altri rossi, fanno ballare le statue da gente, uomini piccoli e arzi a colossi, i servitori del Romi potente. Questa era l'idea del popolo in festa, un bar antico di redenzione, per tutto il popolo una gran festa, che porta il nome di processione. Questa è la vita del popolo in festa, un bar antico di redenzione, data di gruppo tutt'altra che festa, mentre sfilava la processione tra le due squadre divise dai santi, osservo due tizi noti per nome, che hanno in comune la moglie e l'amante. Sono tentato a pregare per loro, affinché tutta la devozione fosse riflesso di vita e decoro, e non fenomeno da processione. Questa è la vita del popolo in festa, un bar antico di redenzione, per tutto il popolo una gran festa, che porta nome di processione. Questa è la vita del popolo in festa, un bar antico di redenzione, data di gruppo tutt'altra che festa, credibilità e confusione. La piazza è piena, la gente accorda, segue il portiere, suon di fanfara, sui marciapiedi le bancarelle, con il torrone e la luminara. Allora faccio, noto sporture, ma non lo faccio per dispetto, il capofila che porta la croce, come al solito un poveretto. Sono in denaro e non penso più, ma all'improvviso l'illuminazione, quel poveretto sicuro è Gesù, viva la processione.
questa è la vita del popolo in festa, un narrativo di redenzione per tutto il popolo, una festa che porta il nome di processione. Questa è la vita del popolo in festa, un narrativo di redenzione, danza di lungo tutta la che festa, tra indipendenza e confusione, danza di lungo tutta la che festa, tra indipendenza e confusione. Che appunto spiega quello che stai dicendo tu, cioè cogliere, diciamo, la bellezza della vita, sì, della quotidianità nei gesti più semplici, nei rapporti più diretti, sì, che possono essere quelli di stasera, dove ci siamo comunque interfacciati con persone come noi che vengono qua per la convivialità, per passare comunque la serata nella semplicità. Sì. Un'altra cosa, sì, bella, all'inizio tu hai, se lo puoi prendere dopo, sì, hai, sì, usato, sì, un tamburro che hai chiamato l'altro, che io non ho, devo dire la verità, conoscevo la tamburra, cioè, sì, quella, l'altro tipo, questo l'ha chiamato tamburro muto. Questo sì, è chiamato. E mi ha incuriosito e mi ha colpito. Vuoi spiegare? È chiamato tamburro muto perché non ha i cimbali, che sarebbero i suonagli che fanno che la pelle fa vibrare. Questo è un suono molto particolare. Questo è un suono molto, molto grave e profondo. Profondo. In effetti, questo è oggi è anche, cioè, appartiene alla nostra cultura, ma le sue origini sono arabe. Noi abbiamo avuto molte diciamo, a contatto con il mondo arabo. E questo è un tamburo. Con la pelle animale? Sì, pelle naturale, di capra o capretto, quello che, perché è molto delicata e vibra, ha molte risonanze. E questo è un tamburo, possiamo dire, magico per certi aspetti, perché si riesce a crearti degli ambienti, riesce a trasmettere, prende molto la pancia, capito? Quindi ti crea delle atmosfere particolari. Sì. D'altronde noi, io stasera con la presenza di Vincenzo ho voluto anche fortemente mettere giù un menù che fosse legato alle tradizioni, infatti proprio, diciamo, in merito alla serata svolta su dei canti popolari, abbiamo pensato di fare un menù con un piatto tradizionale a base di broccoli, sì, che sarebbero degli gnocchi che in mia famiglia si facevano da sempre con la che mia nonna. Non è una sbiglionata, ma erano buonissimi. Grazie, veramente. Fatti a mano con questo soffritto fatto a base di broccoli, olio fresco, olio extravergine quindi, e aglio giovane. Poi abbiamo mangiato, prima degli gnocchi, le pepacelle, sì, cioè sarebbero questi peperoni. Anche questa è una ricetta, diciamo, vecchissima, che da sempre, da che mi ricordo, la mia nonna e dai racconti, sì, la mia bisnonna, soprattutto nel periodo natalizio, veniva fatto questo peperone svuotato e riempito con un impasto a base di pane raffermo, due tipi di formaggio, pecorino e parmigiano, della mozzarella, in verità scamorza, un'acciuga e poi un impasto di salsiccia fresca. E veniva, la cosa importante, viene cotto il giorno prima. E perché il peperone hai fatto deve rilasciare, diciamo, il sapore, la proprietà organolettica del, diciamo, della peperina, anche della buccia, si rilascia nell'impasto, cioè nel ripieno, e il giorno dopo viene tutto riscaldato e quindi il sapore pieno si insaporisce. E quindi spero di aver di essere riuscito ad attuare un connubio stasera tra, sì, musica tradizionale c'è stato, e cucina tradizionale.
un incontro prima, che non ci siamo incontrati prima, no, per parlare. È stato volta, tutto vedi, così spontaneo. Tutto la così magia. È stata una magia, veramente. Ma la rosa maligni, perché tu dire cose dai me, che stessi terre, stessi cieli. La 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 la
Sempre dalla passione, sì. E come hai detto tu, dalla spiritualità. È dal condividere, in effetti è questo. A volte molti discorsi sembrano così difficili, ma invece articolati. Invece condividere è la cosa che più. Infatti, prima c'è stato un momento dedicato alla danza. La danza ci vuole dire proprio questo: cioè questi movimenti nell'aria, che tutto è pieno, non è vuoto. Che ci accarezzavano in un certo qual modo, sì, la ci danza abbracciavano. Ci abbracciavano, sì, e questo è il senso. Mi è arrivato fine. Il messaggio. Come sempre, noi vi aspettiamo venerdì prossimo. Un bacione, un saluto da Vincenzo saluto. Romano, grazie. Da Giovanni Romano, da Vernetta Marinella. Un bacio, buonanotte. Buonanotte, ciao Romani.